E vi lasciamo al Taekwondo con Giulio Guazzini, che ha incontrato l'argento olimpico di Pechino, Mauro Sarmiento. Grazie per aver seguito il TG Sport. Buonasera. Il fascino di una disciplina antica nata 1500 anni fa in Corea, arte del combattimento divenuta sport olimpico grazie alla spettacolarità dei colpi. Per Mauro Sarmiento, due volte campione del mondo, medaglia d'argento a Pechino, il Taekwondo è da tempo ragione di vita. Io vengo da una realtà molto difficile che è Casoria. All'inizio non ho mai capito perché ho fatto Taekwondo, questo lo devo soprattutto a mio padre. Obiettivo la qualificazione a Londra 2012, senza tralasciare l'appuntamento a metà luglio con i giochi militari di Rio de Janeiro. Mi è rimasto un po' il rimpianto dell'oro, perché è vero, è arrivata una grandissima medaglia, la prima medaglia olimpica del Taekwondo, però il rimpianto dell'oro è rimasto un po', visto un po' come andava la gara. È uno sport dove praticamente tu alleni tutto il corpo. Alleni il corpo sia dal punto di vista fisico che mentale. Quello a me è servito tantissimo. Okay.